Bene, buonasera a tutti e grazie di questa presenza a nome della Libreria Umbica, del Circolo Culturale Ampi Francanita Turra Hans Egatter e insieme al Centro Pace del Comune di Bolzano hanno promosso questo dialogo su questo libro che è un libro importante. Non solo perché ha scalato a sorpresa tutte le classifiche di vendita, ma perché evidentemente ha coperto un vuoto e un bisogno di memoria che corrisponde a due cose importanti. Il primo è fare i conti col nostro passato, cosa che il nostro paese spesso non è abituato a fare e che ha provocato poi ulteriori problemi nella nostra storia. Il secondo è che questo fare i conti col passato non ha un significato soltanto nella memoria e nell'anima del paese, ma ha un significato anche sul presente e sul futuro, perché evidentemente certi valori fondamentali o si fondano su una certa memoria o rischiano poi di, in qualche modo, come spesso sta succedendo, di essere rimessi in discussione. E non solo da coloro che rivendicano esplicitamente l'eredità con il passato, ma anche con un senso comune in modo molto più vasto, come abbiamo visto. Quindi promuovere questo confronto vuol dire rispondere anche sul piano culturale a quello che sta succedendo, e noi ci auguriamo che questa serata sia interessante. Mi è d'obbligo anche ringraziare l'assessorato alla cultura del Comune di Bolzano, che ci sostiene, e anche l'assessorato provinciale. Detto questo, abbiamo fatto tutte le cose in maniera soft, come deve essere, anche perché questo libro va assaporato, secondo me, e quindi la parola, lo ringrazio di aver voluto fare da moderatore a Massimiliano Boschi, e ringraziamo ovviamente Filippi di essere venuto anche a Bolzano in questo suo tour che sta avendo un grande successo. Grazie a tutti e a tutti. Buonasera a tutti, aspettiamo che si accomodino gli ultimi. Intanto faccio presente che è un evento plastic free, non abbiamo bicchieri di plastica e non abbiamo bottiglie, ma acqua del sindaco a chilometro zero, visto che siamo qui vicino. Intanto inizio ovviamente ringraziando Francesco Filippi di essere qui, credo sia diverse settimane che in tournée a presentare il libro. Mussolini ha fatto anche cose buone, le biografie che continuano a circolare sul fascismo, edito da Bollati Buoninghieri. Un libro che ha avuto un successo straordinario e quindi subito nel presentarlo gli chiedo se si attendeva un successo simile e quindi anche di dover fare una tournée per tutta Italia. Salve, buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito, grazie della presenza. Venerdì pomeriggio di maggio, tra l'altro credo sia il primo pomeriggio di maggio in cui non nevica a Bolzano, perciò doppiamente coraggiosi per aver voluto essere qui. Mi corre l'obbligo di specificarvi che la risposta che darò sarà duplice alla domanda che aspettavi questo successo, quella che abbiamo concordato con l'editore, ovvero, certo, è stata un'operazione costruita, pensata in maniera molto attenta, dando occhio agli umori della gente, e poi c'è la risposta vera, cioè no, assolutamente, non mi aspettavo assolutamente che questo libro avesse così tanto riscontro, per un motivo molto semplice. Io di lavoro faccio il formatore e la mia costruzione lavorativa si basa sulla storia, la divulgazione storica. Alcuni di voi condividono con me in sala questa passione. Trovare che un libro di questo tipo abbia un riscontro, un impatto e venga addirittura definito necessario nella nostra società, che ricordiamocelo per inciso, è la società che ha inventato il totalitarismo di destra del Novecento. Sì, da un punto di vista editoriale, quindi delle vendite, mi fa molto contento. Da un punto di vista della comunicazione accademico-scientifica, quantomeno mi pone delle domande, dei dubbi, nel senso che
Troverete molte risposte in questo libro, che ovviamente non vi sveleremo perché lo dovete comprare, a domande a cui gli storici avevano dato corso e risposta già decenni fa, e a cui l'Accademia aveva risposto con analisi addirittura subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Alcune delle bufale del fascismo erano state autosmentite già durante il fascismo. Ecco, la domanda è: se in Accademia questo tipo di domande vengono viste come pleonastiche, come trite, ritrite, addirittura come banali, per quale motivo la società italiana in questo momento ha riscontrato la necessità di trovare in questo libro delle risposte? Io faccio sempre una battuta con i ragazzi e mi permetto di farla anche con voi. È come se io avessi scritto un libro sulle lavatrici e avessi scritto al capitolo 3 del libro di Filippi sulle lavatrici: attenzione, quando usate la lavatrice non mettete i bambini in centrifuga, specie sotto i 36 mesi, perché potrebbe avere dei danni. Questa ovvietà, questa terribile ovvietà, ecco, mi sono trovato nel caso in cui dei genitori mi scrivono: grazie Filippi per averci detto di non mettere il bambino in lavatrice. È stata una bella idea la sua, grazie, avevo già perso un paio di bambini nei filtri dell'acqua della lavatrice. Ecco, nel momento in cui una società come quella italiana, che ha 70 anni di distanza dal peggiore dei regimi della sua storia recente, è anche passata direi, il regime che ha fatto più morti italiani nella storia, non ha ancora ben capito, inquadrato, quali siano le reali valenze di quel periodo, e anche il fatto che alcune che erano leggende auree, che adesso in realtà sono delle semplici bufale, ancora girano. Ecco, se la società ancora non si è interrogata su questo, ecco, direi che di strada ce n'è da fare. Sì, alcune cose le già anticipate, ma ovviamente la prima cosa che ti chiedevo riguarda la nascita di questo libro, come è nato e perché l'hai già praticamente spiegato grazie alla lavatrice. Sì, diciamo che più nello specifico la nascita di questo libro passa dall'esperienza personale mia e di alcune persone che sono qui in sala questa sera. Io faccio parte di un'associazione di promozione sociale che si chiama Deina e che fa viaggi di memoria. Deina è un'associazione della grande famiglia ACCI e noi da anni portiamo i ragazzi in Alto Adige e Südtirol dai 17 ai 25 anni nei luoghi della memoria dell'orrore del Novecento, Auschwitz, ma adesso abbiamo anche altre mete in cui andiamo a toccare con mano l'orrore del Novecento, in modo che un'esperienza formativa di carattere memoriale possa rinverdire e ribadire la contrarietà della società che produce questi ragazzi agli orrori del Novecento. Ecco, noi andiamo con questi ragazzi, ci passiamo delle grandi ore. Io ormai ho un'età per cui il paradigma della peer education, cioè l'educazione fra pari, fa ridere, perché vado veleggio per i 40, mentre questi ragazzi hanno esattamente la metà dei miei anni, e quindi noi abbiamo tutto un gruppo di ragazzi che noi chiamiamo tutor, che sono quelli che hanno fatto il viaggio una volta e l'hanno vissuto in una maniera tale per cui desiderano fare da mediatori di viaggio nei confronti dei nuovi partecipanti e accompagnarli attraverso anche le loro esperienze a vivere un viaggio di memoria ad Auschwitz. Noi interroghiamo questi tutor e chiediamo loro: ma qual è il rapporto e l'approccio con la storia e la memoria che hanno i ragazzi che vivono un'esperienza come questa? E allora lì ci si interroga sulle fonti storiche che vengono toccate dai ragazzi. E indovinate un po', l'80-85% di tutte le informazioni di carattere storico che arrivano ai ragazzi, ma che arrivano anche a noi in realtà, siamo sinceri, quanti di voi hanno sfogliato un'antologia di testi storici negli ultimi 6 mesi? Passa ovviamente dal grande canale di comunicazione che ci portiamo appresso in tasca, cioè il web, il cellulare. Tutte le informazioni passano da lì, la gran parte delle informazioni passano da lì, da quello e da uno zio che a fine pasto ti dice: sai, ho letto un libro. Per lo più è questo. E all'interno del mare magnum dell'informazione che c'è sul web e sui social, si è scoperto che effettivamente
una parte di queste informazioni appare inquinata, più o meno volontariamente, inquinata anche da un punto di vista storico. Questa è una domanda che di solito nelle scuole non devo fare, ma che stasera, ahimè, mi tocca fare perché lo capirete poi perché. Chi di voi sa che cos'è un meme? Ecco. Dicesi meme, un'immagine iconica, cioè che richiami direttamente ciò che vi ha raffigurato o che comunque diventi un'icona nel discorso pubblico, cioè che sia evidentemente facilmente riconoscibile per i suoi significati, a cui viene accordato un breve testo che di solito serve a far scaturire la battuta ironica, in soldoni, figura ironica, figura iconica molto riconoscibile, mascherata in qualche modo oppure raccontata in qualche modo, e sotto frase che crea l'ironia e che diciamo fa passare un messaggio divertente. Vi faccio l'esempio che piace di più a me, figura iconica ovviamente, Mussolini con cappello da cuoco, faccia un po' stupita, in mano una crostata e la scritta sotto: ha fatto anche cose buone. Raccontata rende quel che rende. In realtà mi ha colpito perché sono stato subissato da questa immagine quando ho scritto questo libro e mi ha fatto capire che effettivamente il traino di comunicazione era quello. Che cosa fanno i meme? Ah, che hanno forma per lo più quadrata. Perché? Perché devono andare sul social di riferimento dei ragazzi sotto i 30 anni, che è, perché tutti voi sapete che Facebook è il social dei vecchi, mettiamocela via. L'immagine dei meme, perché mi fermo e mi soffermo su questo? Può sembrare secondario, può sembrare un corollario, ma sono fantastiche immagini informative che sono parte primaria della costruzione della consapevolezza di sé e degli altri. Sembra ridicolo, ma è così. Da un punto di vista storico, tra l'altro, è emblematico la capacità che hanno questi meme di passare, di bucare l'idea e di arrivare ai ragazzi. Vi faccio l'esempio, ai ragazzi, anche a me arrivano, io sono un fruitore e lo ammetto, un produttore di meme, perché ci sono i programmi con cui farli, lo dico, sbizzarritevi alla fine di questo incontro. Perché? Perché in ambito storico i meme fanno una cosa, si aggrappano a figure iconiche largamente riconoscibili e obiettivamente, cos'è di più largamente riconoscibile rispetto a figure che esse stesse sono state iconiche nel loro costruirsi politicamente? Cioè, sapete qual è il personaggio storico che ha più meme al suo attivo, almeno in Europa occidentale? È abbastanza facile pensarlo. No, non è ancora un personaggio storico, Trump, lo diventerà drammaticamente. Adolf Hitler, riconoscibilissimo. Facilissimamente riconoscibile. Meme su Adolf Hitler, di più o meno cattivo gusto, ma questo è secondario perché poi con sua etichetta di black humor si pone tutto. Il secondo che lo tallona e che comunque in Italia è maggioritario, indovinate un po', è proprio lui. Lui, vedete l'antonomasia già che torna. Mussolini, enormità di meme su Mussolini. Tant'è vero che qualche tempo fa mi arrivò un bellissimo meme di Stalin con i baffoni e sottoscritto "Why not me?" Perché non io? Perché non fate meme anche su di me, disse Stalin, la figura iconica del terzo grande totalitarismo del Novecento. Tutti noi stiamo ridendo in questo momento di Adolf Hitler, Benito Mussolini che fa le crostate e Stalin che piange perché non è famoso come gli altri due. Più o meno consciamente stiamo ridendo di persone che insieme hanno fatto circa 50 milioni di morti, che hanno riempito camera gas, gulag, campi di concentramento, che hanno distrutto l'apparato sociale, civile, economico dei paesi che hanno dominato, che hanno distrutto le libertà civili, ma noi ne ridiamo. La prima fase, molto importante a livello comunicativo, di distruzione di quella che è la parete divisoria, cioè tra ciò che è accettabile e non accettabile, passa proprio dal riso. Tutti voi ricorderete, per esempio, tanto per darvi l'idea di quanto sia avanzata questa costruzione, anzi distruzione del senso
del malvagio, del male, tutti voi ricordate la vicenda di una signora, di una donna che tra l'altro nasce per essere un meme. Il 28 ottobre del 2018 a Predappio, una signora in carne, sorridente, con un dente mancante, cioè proprio iconica di per sé, che mette una maglietta che in caratteri Disney riportava la scritta Auschwitzland. Noi ridiamo di un semplice Benito Mussolini con una torta in mano, ma in questo modo sgretoliamo il senso di decenza fino a poter dire di poter ridere di tutto. La banalizzazione portata dal riso è ovviamente l'anticamera del passaggio. Questo libro, per arrivare in una maniera molto contorta alla risposta alla domanda che mi avevi fatto Massimiliano, è: questo libro nasce per ricostruire un breve velo, una diga più o meno solida a questo antipatico tentativo di banalizzare, quindi di popolarizzare, quindi di normalizzare uno dei più grandi regimi di sangue del Novecento.